Siamo arrivati! Mamma mia, quanto neve! La prima neve di sole, non ho mai visto la neve. Eh? Hai mai visto la neve? Amore, non l'hai mai vista la neve? Eh? Cucciolo. Noi siamo in Austria o a Narnia? Che meraviglia! Ciao a tutti amici di Vita in Famiglia, bentornati sul canale! Ci troviamo nel Tirolo austriaco. Siamo al camping Ozzel. Nella valle di Ozzel. Qua si dice tutto Ozzel. Qualsiasi cosa dovete comprare, andate in un negozio. Tutto Ozzel. Tutto Ozzel. E comunque ci troviamo più o meno a mezz'oretta di strada da Innsbruck, giusto? Sì, allora praticamente salendo dal Brennero e arrivando a Innsbruck, si prende la statale che va verso, diciamo, ovest. Si percorre circa un 70-80 km e si arriva in questa valle che si chiama appunto Valle Ozzel, dove a circa metà valle c'è questo bellissimo camping che è a ridosso e adiacente a Aqua Dom. Abbiamo scelto questo camping nel Tirolo, il camping Ozzel, perché è il più comodo per raggiungere Aqua Dom. E abbiamo deciso di andare ad Aqua Dom perché ha vinto una nomina internazionale e risulta essere fra le 7 migliori spa d'Europa ed è molto organizzata soprattutto per le famiglie. Quello che ci ha colpito moltissimo di questo camping è che è veramente organizzato ed è molto pensato per le famiglie, tutto pensato per le famiglie. È molto pulito, dopo vi mostreremo i servizi. Inoltre dista 5 minuti a piedi da Aqua Dom, quindi si può andare. Sì, anche meno, sono 200 metri. Sì, sono circa 200 metri. Ha una vista spettacolare perché siamo abbracciati dalle Alpi del Tirolo e siamo arrivati qui in un momento in cui ha nevicato ed è bellissimo, sembra di stare quasi a Narnia. No, è davvero bello e diciamo è un punto di appoggio non solo per Aqua Dom, faccio anche questa precisazione per chi ci segue che è amante dello sci. Perché vi ricordo che qui avanti, qualche chilometro più avanti, c'è tutto il comprensorio sciistico di Solden. Chi è amante dello sci saprà che è una delle mete più belle in assoluto e più importanti, dove spesso fanno anche la Coppa del Mondo di sci. E ci sono più di 30 piste, se non ricordo male, e quindi per chi va a sciare è davvero molto molto bello. Infatti qui nel camping Ozzel, oltre ad esserci tanti camper, la maggior parte di chi è qui ha il caravan. Ci sono praticamente tre quarti del campeggio sono caravan, ma tutte caravan, cioè quella più piccola è un Biasse e praticamente sono tutte, la maggior parte sono molte persone che lasciano qui la caravan e la usano come punto di appoggio per, appunto per andare a sciare a Solden oppure nei luoghi vicino, andare a Innsbruck. È un punto strategico perché tra l'altro si trova anche a circa 100 km, 120 km da Fussen, dove sapete bene che c'è il famosissimo castello di che ha ispirato il logo di Walt Disney, che non mi ricordo mai il nome, che è un nome strabono, non mi ricordo come si chiama, comunque avete capito, e sul logo di Walt Disney trovate quel castello. E infatti adesso valutiamo se poi vediamo neve permettendo, faremo un saltino magari già che siamo qua. E quindi
E poi, diciamoci la verità, il tirolese, quindi l'abitante del Tirolo, è nato con gli scarponi da montagna. E quindi qui ci sono tantissimi percorsi, c'è anche un ponte tibetano. Sì, allora, altra cosa esatto da dire, anche per chi è amante di trekking, escursioni, passeggiate, in questo caso adesso nella neve, ci sono due sentieri su un versante, altri due o tre sull'altro, di cui uno che vi porta su un altopiano, partendo direttamente dal paese, che arriva proprio a un ponte tibetano, dove vedete il panorama della vallata dall'alto. Poi in questa zona, sulla montagna di Similaun, è stato fatto un ritrovamento archeologico recente molto importante. Negli anni 90 una coppia di escursionisti tedeschi si sono imbattuti con una mummia, un corpo umano. Inizialmente pensavano fosse un escursionista poverino morto, in realtà si è scoperto che era una mummia, un corpo umano maschile risalente all'età del rame, quindi 3300 anni fa, in buono stato di conservazione. È stata a lui dedicata una statua nel punto di ritrovo, mentre il corpo in questo momento si trova nel museo archeologico di Bolzano ed è possibile visitare il museo. Quindi dov'è questo sentiero? Si trova qui vicino, Similaun. Similaun. Cercate su Google dove si trova il sentiero di Similaun. E poi c'è un bellissimo torrente che costeggia qui il camping e arriva proprio a ridosso dell'Acqua Dom. Uh-huh. E che dire, è un posto tranquillo perché qui praticamente non si sente passare auto, zero, si è proprio nel silenzio totale. Uh-huh. Quindi anche per chi magari ha voglia di venire qui anche con i bambini, rilassarsi, fare delle passeggiate in tranquillità. La spa, perché qui all'interno esatto, c'è anche una spa qui a spa. Camping Ozel. All'ingresso trovate anche questa bellissima capanna dove all'interno ci è spiegato in modo perfetto tutte le attività che potete fare in questa zona, in questa valle, ma proprio tutto. Quindi vi consiglio di perdere 10 minuti qui per farvi il punto della situazione su tutto quello che si può fare in questa zona. Qua c'è una mappa del campeggio, così lo vediamo dall'alto e si capisce meglio. Questo è l'ingresso, qui è la capannina dove ci troviamo adesso e avete questi tre viali principali, 1, 2 e 3. Qua c'è al centro del campeggio tutta la parte wellness, si dice, sanitari, lavatori, ci sono i servizi, aria, lavabo, addirittura anche per il lavaggio dei cani, se non ho visto male. Sì. E questa è una cosa molto importante. C'è la doccia per i cani. C'è la doccia per i cani. Noi siamo qui in quest'area qui, quindi qualora voleste venire qui, voleste stare comodi come siamo messi noi col camper, avete delle piazzole da circa 100 metri quadri, quindi davvero grandi. È l'area questa qui, sono le Comfort Plus come riferimento. Poi di qui invece, per chi la parte da C1 a C12, tutta questa parte bassa, sono quelle da 50-60 metri quadri e sono normalmente per i van o per chi butta lì il camper, se ne va e non gli interessa dello spazio della piazzola. Ed è più soleggiata di giorno. Esatto, l'altra cosa da dire importante è che questa parte iniziale, questa parte qui è soleggiata. La parte di qua invece rimane spesso all'ombra, quindi dovete poi vedere voi in base alle vostre esigenze quella che vi piace di più. Ovviamente queste qui sono la parte più economica e poi di qua le Super Plus sono quelle un po' più onerose, ovviamente perché avete degli spazi enormi. Fondamentalmente questo camping nasce molto per soddisfare le esigenze delle caravan, infatti le piazzole di base sono davvero molto grandi, infatti non a caso tutta quest'area qui, il 90% sono tutte caravan. Altra cosa fondamentale, visto che ci troviamo in un posto freddo e quindi ci può essere l'esigenza magari di finire il gas per chi ha riscaldamento a gas, è che in alcune piazzole per gli ospiti viene fornita la possibilità di allaccio diretto al gas e di conseguenza avere autonomia infinita. Quindi pagate a consumo il gas che andate ad utilizzare. Per poter usufruire di questo servizio dovete dirlo prima della prenotazione ai gestori, in modo tale che vi indirizzano in base alle vostre esigenze all'area indicata, idonea per quello che vi serve. Ovviamente il camper tecnicamente deve essere sempre prima di venire qui valutato da un tecnico
che deve essere idoneo per poter avere un allaccio esterno per poter alimentare il gas. Quindi prima di allacciarvi fate verificare da un tecnico specializzato, mi raccomando, che l'impianto sia idoneo, ok? Col gas non si scherza. All'interno della struttura c'è anche un ristorante, pizzeria. È troppo carino. Questo è l'ingresso principale, quindi si arriva o da lì o da lì, sono due strade parallele tra un campo sportivo. Questo è un piccolo torrente che c'è, poi ce n'è un altro dietro dall'altra parte, e entrando da questo ponticello si accede all'ingresso del camping Ozel. Qui c'è un'ampia zona di manovra, qualora ci siano alcuni camper in attesa ci sono dei posti di attesa molto ampi, quindi non avrete difficoltà per il check-in. Un'altra cosa fondamentale che volevo dirvi è che qui sono benvenuti i nostri amici a quattro zampe. Com'è romantico questo posto con la neve. Bene, adesso andiamo verso la zona servizi, così vi facciamo vedere internamente come sono fatti. Sembra di essere in un hotel a 5 stelle, più che in un campeggio. E comunque, purtroppo, bisogna dirlo, cioè siamo in Austria. In Austria c'è una mentalità su molti aspetti un po' diversa dall'Italia, purtroppo. Dico purtroppo perché non è che mi faccia piacere questa cosa. Però è così, dobbiamo prendere esempio, migliorare, cercare di alzare il livello delle nostre strutture in Italia senza fare cose particolari, ma badando anche un po' più i particolari, che sono poi quelli che fanno la differenza, no? Viene fornita questa tesserina per entrare all'interno della sanitary house, quindi docce, toilette. C'è anche la toilette per le persone diversamente abili. Poi sul primo piano, nel primo piano troviamo una zona fasciatoio e comunque una zona relax per le famiglie. Andiamo a vedere. Sto decorando, qui l'architettura e il design di questo posto è sempre un misto fra pietra, cemento e legno. Relax. Ma qui non siamo in un campeggio. Un po' panoramico. Oh. Ma quanto è bello. C'è anche la TV. C'è anche la TV. Questa è la zona family. Colazione. Tutto rigorosamente legno, un bell'albero di Natale. Questa è la zona bagni e docce. E questa è la zona fasciatoio. Guardate che bello. Bel fasciatoio, un bel lavandino grande per fare il bagnetto caldo. Organizzazione top davvero, ragazzi, eh? Ritorniamo giù, andiamo a farvi vedere i bagni. Wow, giù c'è la spa. Andando giù di qui c'è anche la spa. Guardando di un campeggio 4 stelle. La sauna è agibile nel pomeriggio dalle ore 15. Ha un costo di 5 euro a persona. Guardate che particolari tutto in legno per sanificare le mani. Sembra un hotel 5 stelle. Ma che profumo c'è? C'è un profumo pazzesco di legno, di essenze, non si capisce bene, ma è una cosa spettacolare. Qui i servizi per i diversamente abili, i WC,
Guardate che meraviglia. Pulitissimi, pulitissimi. Incredibile. Guardate che roba. Tutto perfetto, non c'è una goccia fuori posto. Complimenti davvero, complimenti. Andiamo a vedere invece la zona lavandini nel reparto uomo. Guardate che meraviglia. Di qua si esce e si va nella zona dove ci sono i lavatoi. Andiamo a vederli? Sì, stavo impostando la password del wifi. Qui il segnale wifi è potentissimo. Siamo riusciti a far partire anche Netflix e abbiamo potuto guardare tutte le nostre serie TV preferite. Eccoci qua nella zona lavatoi. C'è una bellissima TV con la musica di sottofondo. Cosa abbiamo qui? È un lavello. Ok. Qui abbiamo... Questa è una piccola lavastoviglie che è a gettoni e fa un lavaggio da 3 o 5 minuti, un lavaggio rapido. Noi non l'abbiamo utilizzato, però chi volesse farlo può usufruirne. Comodissima. Qui abbiamo dei... un lavaggio 1 euro e poi qui ci sono dei lavandini temporizzati che hanno anche acqua calda. Ma in cosa è fatto questo? Marmo. Marmo. C'è sempre una musica. Che bello. Un profumo... Ovunque andate c'è sempre un profumo che vi dà proprio un benessere non solo visivo ma proprio anche sensoriale. Cioè guardate che parte lavelli che c'è con la vista a 180 gradi su tutto il camping. Bene, usciamo e andiamo sul lato posteriore. Questa è, quella, è l'altra zona sempre dove sono praticamente tutti i caravan. Guardate che bestione qui che c'è. Bellissimo. Zona bagno, zona doccia cani, zona lavatrice asciugatrice e zona dressing spogliatoi. Qui cosa c'è? Qua aprendo questa porta abbiamo il carico dell'acqua che ovviamente è stato chiuso per far sì che non si ghiacci tutto. Ecco qua Nemo, guardate quanto spazio c'è. Tra l'altro siamo praticamente nelle festività e c'è tantissimo spazio, non c'è quel affollamento che trovate magari in altri luoghi. Poi qui su richiesta si chiede la chiave ed è possibile accedere al locale per il dog shower, quindi la doccia per i cani. Ottimo. Quindi sai che non ho idea? Sarà per il ghiaccio? Penso. Dopo chiediamo, una sabbietta. Washing machine, la locale lavanderia. Wow, veramente organizzato. Wow! Tutto il ferro da stiro, niente da dire. Austriaci, tirolesi, pazzesco! Organizzati. Ci sono addirittura i ferri da stiro con la tavola. Il locale è caldissimo e qua si sta davvero bene. C'è anche per scaldare gli scarponi, guarda, gli appoggia scarpe riscaldati per ciabatte e scarponi in modo tale da trovarli al mattino caldi. Gli accappatoi bagnati una volta tornati da qua d'uomo, dove si mettono? Eccoli qua. Tanta roba ragazzi, tanta tanta roba. Complimenti Camping Ozzel, ovviamente tutto 1000. Asciugatrice. Questa sarà 8 kg più o meno, come la nostra. Sì. Bellissimo. No, davvero complimenti. Eccolo qua, all'ingresso dei bagni, a fianco, c'è una porta chiusa. Questa è una accortezza non da sottovalutare, perché comunque la parte dove ci sono le acque nere c'è sempre un odore un po' sgradevole. E hanno chiuso dentro questa porta con lo scarico delle nere qua. Anche qui
tutto pulito. Anche dal punto di vista raccolta differenziata, il camping Özal sa distinguersi. Andiamo a vedere com'è la differenziata, che è una cosa molto importante, perché spesso viene sottovalutata, invece è una cosa davvero importante. C'è tutta un'area, tutta una piattaforma ecologica dedicata alla raccolta differenziata, e organizzata in questo modo non l'abbiamo mai vista, né in Italia né negli altri campeggi all'estero. È in una zona, diciamo, esterna, perché bisogna uscire da questo cancelletto. C'è un orario in cui la c'è l'orario in cui il cancello è possibile aprire di più. Si esce esternamente anche per motivi proprio di igiene, e hanno creato questa casettina in legno dove all'interno troviamo tutto. Addirittura è possibile raccogliere il carbone e il pane che non si consuma. Se fate la carbonella, e ieri c'era una famiglia che grigliava sotto la neve. E qua c'è per riporre la carbonella. Non si spreca nulla. Tutto diviso in modo rigoroso. E poi ci sono anche i campioni esplicativi appesi. Della serie non puoi assolutamente confonderti. Anche medicine, batterie e lampadine. Incredibile, mai visto una raccolta così dettagliata. Poi dicono che gli svizzeri sono precisi, ma anche gli austriaci. Ah, mi sa che qua siamo a un livello alto, eh? Ecco qui il nostro Nemo. Si sente il suono della neve fresca. Che bello. Fatto una bella nevicata questa notte. Speriamo di riuscire ad uscire senza montare le catene. Nemo, ciao Nemo, Nemino. È stato vincente applicare il, come si chiama questo? È la copertura totale che io consiglio sempre di mettere. E qui abbiamo un ospite che ci siamo portati dietro da Milano. Stiamo valutando se riportarlo in Lapponia o no, però non se ne vuole andare. Rimane attaccato, saldamente. In autostrada ci guardano tutti. Ma già che ci sono, vado a buttare la spazzatura. Ecco qui la nostra rigorosa molletta. Come vedete non si crea ghiaccio e tutta la condensa scende direttamente dalla punta della molletta. Poca spesa, tanta resa. Ecco cosa serve lo scarico laterale. In questo caso hanno fatto uno scarico un po' scomodo, che posto su un lato, e con lo scarico laterale mi ci metto sopra. Con quello centrale avrei avuto un po' di difficoltà.